Il conflitto israelo-palestinese non è iniziato il 7 ottobre del 2023, non è iniziato nemmeno allora il conflitto, la situazione di contrasto che vede protagonisti moltissimi di paesi di cui abbiamo parlato in queste conversazioni, di sicuro non inizia adesso il rapporto tra Iran e Palestina. Bentornati alle conversazioni sull'Iran, stasera cercheremo di ricostruire il... Così il percorso di questo, forse in quest'ultimo secolo potremmo dire, dei rapporti tra la Persia e la Palestina, l'Iran e la Palestina, una premessa d'obbligo. Questa diretta era stata programmata prima del 7 ottobre, quindi prima anche che ritornasse così tremendamente d'attualità questa, questa crisi, questa direi crisi perenne che non è stata tale soltanto nei nostri media. In questo io ricordo sempre che noi nel nostro piccolissimo abbiamo cercato a più riprese di parlare e di riportare anche alla nostra attenzione, perlomeno alla nostra, un, un, un problema, un dilemma mai risolto in, in tanti decenni attraverso tanti attori, protagonisti diversi, cioè appunto quello del, dello Stato palestinese, del conflitto tra Israele e Palestina, della questione palestinese, chiamiamola così. Questione palestinese che è ritornata drammaticamente, brutalmente d'attualità in, in questi giorni, in queste ore, e le notizie che arrivano proprio, diciamo, in queste ultimissime ore da Gaza sono veramente terrificanti, veramente terrificanti perché, appunto, non so quanti di voi abbiano eh, letto la notizia del del bombardamento dell'ospedale cristiano di Al-Ali a, a Gaza si parla di 500 morti eh, oltre ai i pazienti alle persone ricoverate e scampate già al, ai bombardamenti di questi giorni ci sono anche molti rifugiati cioè persone che si erano rifugiate lì per trovare scampo a, uh, ai bombardamenti israeliani come sempre accade in queste situazioni ovviamente il eh, L'esercito israeliano nega, sarebbe tutta colpa invece di Hamas che, um, che per un lancio fallito di, di un missile da Gaza resta il fatto che eh, noi a un, una decina di giorni all'inizio di questa crisi che è stata scatenata, eh, ripetiamo con l'operazione, la, la tempesta di Al-Aqsa, cioè con il sequestro, con l'uccisione di civili, inermi, innocenti da parte di Hamas, oggi vede davvero Gaza in situazione disperata. E mi chiedo anche che cosa eh, altro debba accadere perché la, eh, come dire, la comunità internazionale smetta di, di parlare genericamente di aiuti, di sostegno, di ponti aerei come ha fatto ieri la von der Leyen, ma finalmente magari cerchi di, come dire, di, di fare qualcosa di politico, che è quello che è mancato in tutti questi anni. Domani Biden, il presidente americano, sarà a Tel Aviv. Questo è il clima in cui quale in in si inserisce anche questa nostra conversazione, perché poi comunque appunto io ho molte cose che ho preparato da, da dire, anche da far vedere, che spero comunque possa essere anche come sempre un'occasione di confronto. Saluto tutti quelli che sono collegati, che sono tanti. Andrea, buonasera a tutta la comunità di Trusso. Questa sera particolarmente è particolarmente importante esserci. Infatti, vuole essere sia, una, come dire, sia un, un momento di testimonianza, sia comunque anche un momento nostro di studio, di preparazione anche a quello che è accaduto prima. Eh, si sta parlando moltissimo di Iran in questi giorni, dei rapporti con la Palestina e di, di rapporti con Hamas. I rapporti dell'Iran di, eh, di, di con la Palestina vanno oltre e cominciano prima dei rapporti con Hamas. Questo sarebbe, eh, è doveroso eh, ricordarlo, è doveroso conoscerlo, adesso lo vedremo, lo vedremo insieme. M mi eh, ripropongo invece di dedicare una, una diretta soltanto anche a conoscere meglio eh, la realtà di Hamas, cioè di, di, di studiarla, e con questo, diciamo, ci sto lavorando anche per questo. Buonasera, anche a Erika, eh, che salutiamo. Allora, io eh, ripeto, è un, ehm, è un discorso storico soprattutto, quindi torneremo molto indietro, ci avvicineremo poi ai giorni nostri, è, è un, uh, ci, sono, ci sono tanti temi, vedremo anche tanti personaggi a alternarsi in questo racconto. Racconto che io ho voluto chiamare in modo, insomma, storia di una relazione complicata, perché il, mh, le premesse, gli esiti e anche le volontà alla base di questa relazione... Sono tutt'altro che scontate, come vedremo. Sono tutt'altro che lineari. Nella ricostruzione giornalistica, chiamiamola giornalistica, di, di, di molti nostri opinionisti, eh, ci sono delle equazioni assolutamente improponibili, anche molto fasulle. Adesso cercheremo di, di vedercele bene, di studiarcele meglio. Eh, buonasera anche a Lusi e a tutti gli altri, che, insomma, amici o non amici, persone che conosco o non conosco. Comunque eh, vi ringrazio per essere, per essere qui stasera. Allora, Cominciamo con, con questa con questa cavalcata, direi attraverso anche, eh, anche i secoli. Eh, io, come sempre sapete, sono abbastanza fissato con, con la con la, la, la mappa geografica e con, e con la collocazione del, eh, dei luoghi di, di, di cosa parliamo, cioè dove allora, la distanza, eh, la distanza tra, eh, tra eh, Iran e Palestina, Iran e Terra Santa non è una distanza enorme, è una distanza che li colloca. In quello che eh, come dire, oramai da una definizione secolare noi chiamiamo Medio Oriente, eh, ma che potremmo anche su questo aprire. Abbiamo già discusso una volta che se, se ha un senso chiamarlo in questo modo, in ogni caso, vedete la distanza tra Israele e Iran: sono due paesi non lontani, nemmeno però confinanti, eh, quindi non c'è nemmeno questa correlazione così netta ma sicuramente nella storia, nel corso dei, dei secoli, dei millenni, questa eh, non lontananza, chiamiamola così, ha sicuramente influi, influito sui rapporti. Una breve premessa prima di parlare di, eh, di Palestina. Quando parliamo di Palestina parliamo anche di Terra Santa, quindi parliamo ovviamente della Terra che eh, vede in questo momento, ahimè, un solo dei due stati che ci dovrebbero essere, i due stati che la comunità internazionale a suo tempo... Ha detto che eh, ci dovrebbero essere cioè Israele e Palestina e che legittimamente, a mio avviso, questo non sapete come la penso e credo anche come la pensino molti dei nostri eh, amici, spettatori di questa sera. Ci sarebbe dovuto essere, cioè è lo Stato di Palestina il grande assente in, tutto, in tutta questa grande crisi. Ma ritornando alle radici storiche, ricordando alla terra, appunto la Terra Santa, agli Ebrei, vale la pena ricordare sempre che la Persia è anche una terra di ebraismo, c'è una terra in cui comunque, eh, per vari motivi, cioè dal fatto che nel libro di Esther, la festa del Purim, la celebrazione delle, delle feste ebraiche più importanti, ricorda un passaggio, una storia avvenuta in terra di Persia, e ricordiamo anche che Esther e Mordecai sono sepolti da Medan, c'è cioè l'antica Ecbatana, ma Medan in Iran ancora oggi, sono anche Meda di molte visite, e che Ciro il Grande è tutta una storia di che abbiamo ripetuto, abbiamo raccontato molte volte e che torneremo anche a ripetere, a raccontare nuovamente, è, è citato appunto come Salvatore Santo dagli ebrei perché colui che liberò gli ebrei dalla cattività babilonese e questo spiega anche il perché ci, siano, ci sia una grande comunità in Iran, una grande comunità ebraica, cioè una comunità di, eh, la più grande comunità eh, di ebrei in Medio Oriente oltre ad Israele. Altra storia poco conosciuta, anche su questo abbiamo... Abbiamo discusso, abbiamo accennato qualche volta. C'è la storia di Abdullah Hassan Sardari, che era un diplomatico iraniano in Belgio, è definito anche lo Schindler iraniano, perché durante la seconda guerra mondiale salvò centinaia di ebrei offrendo passaporti iraniani falsi, ovviamente, allo scopo di liberarli. Su questo c'è stata anche una serie televisiva una ventina d'anni fa. Eh, che ha avuto un grande successo in, in Iran. Questi sono, sono soltanto passaggi, adesso entreremo nel, nel vivo, ancora oggi a Teheran, che, che ne dicano tanti nostri commentatori, che, che ne dicano eh, giornalisti che, che vedono ovviamente sempre nell'Iran il grande male, il grande demone del Medio Oriente e soprattutto lo Stato cattivo che, che combatte Israele e quindi gli ebrei. In, oggi a Teheran esistono 18 sinagoghe, quindi insomma, dire, eh, forse... Questa cosa andrebbe ricordata, la scuola ebraica, un ospedale ebraico, molti negozi kosher e un quartiere, anche cioè, eh, cioè sono, sono delle strade in particolare che una volta soprattutto erano abitate da, da, da persiani di legione ebraica, ma insomma, su questo abbiamo anche dedicato una delle primissime dirette della prima stagione eh, per parlare proprio dell'antico dell quartiere ebraico eh, di Teheran. Questo Perché tutta questa premessa, finora ho parlato di eh, ebrei ed di Iran, di ebraismo e di Iran, di ebrei in Iran, non ho parlato di, di, di Palestina. Perché va fatta una premessa, perché è una storia anche meno eh, distinta di quella che si potrebbe eh, ipotizzare. Perché eh, la Persia e l'Iran hanno un legame storico, culturale, ovviamente, con una terra importante come come la Palestina e anche appunto con una storia, una cultura importante come quella ebraica. Ma arriviamo al passaggio decisivo, qui parliamo, parliamo appunto del Novecento, del parliamo della nascita dello Stato di Israele dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Shoah, quando Israele nasce, nasce nel 1948, prima ancora che nasca il grande dramma, cioè la Nakba, la catastrofe palestinese, cioè la cacciata dei palestinesi dal, dalla loro terra. All'interno del mondo religioso eh, iraniano eh, ci sono decisamente delle, eh, delle controversie, ci sono anche delle voci subito molto critiche. Una di queste è del, di, un, di un ayatollah molto importante nella storia iraniana, Ayatollah Kashani. che nel 1948, questo prima ancora della Nakba, cioè proprio esattamente eh, mh, prima della proclamazione dello Stato di Israele, definisce Israele una minaccia di corruzione, il regime sinistro una minaccia di corruzione per i musulmani del Medio Oriente e di tutto il mondo. Questo, questo perché, e questo è, è, questo è un tema che si legherà a tutta questa serata e anche nel discorso che cercheremo di fare, perché la nascita dello Stato di Israele è vista come, una, come dire, una variazione sul tema colonialismo, un, una nuova, un nuovo Stato che nasce, che nasce nel cuore del Medio Oriente e nasce eh, come dire, a spese dei musulmani e nasce su chiara volontà occidentale, europea e americana. Eh, è un'ingerenza di nuovo dei paesi occidentali, cioè dopo la fine del, del, del protettorato britannico, la nascita di un paese che comunque è legato dall'inizio alla volontà stessa eh, dell'Occidente, è visto come un'ingerenza. Un Quando nel '50 lo Shah, Muhammad Reza Pallavi apre un consolato eh, in Israele e riconosce de facto lo Stato ebraico, eh, Kashani si schiera decisamente contro e, e si dà da fare anche per organizzare manifestazioni contro Israele. Eh, questa è, la, è anche la, eh, una precisazione che, che va fatta, non ci sarà mai uno scambio ufficiale di ambasciate, ogni tanto anche in alcuni libri anche, insomma, importanti c'è questa imprecisione, ci saranno uffici di affari, consolati e uffici di affari commerciali, una vera e propria ambasciata non c'è, ma allo stesso modo Israele... Eh, avrà un, console, una, una, un ufficio di affari a Teheran e questo sarà un atto, eh, come dire, agli occhi di una parte del mondo religioso sciita, provocatorio, comunque decisamente da condannare per quello che riguarda la politica dello Shah e sarà poi una fonte anche di contrasto negli anni, negli anni successivi. Con lui, come lui, cioè come Kashani, anche Taleghani Taleghani è un personaggio di cui abbiamo promesso che parleremo nello specifico in una diretta delicata, eh, dedicata. Eh, Talegani, eh, chi, chi conosce Teheran ricorderà perfettamente la strada Talegani, che è poi dove, dove sorgeva un tempo l'ambasciata americana, dove c'è anche un, un, un albergo dove, dove, dove spesso i turisti... Eh, Soggiornano quando vanno a Teheran, quindi eh, l'hotel è ehm, Quindi, credo che, che, che molti di voi ricordino perlomeno per assonanza, così per, per averlo sentito questo nome, tale che è un personaggio importante, sarà un personaggio importante della rivoluzione. E lui, appunto, eh, precisa. Qui parliamo degli anni 50-60. e 60, Definisce il sionismo l'altra faccia del, del colonialismo e con la nascita dello Stato di Israele, dice cioè appunto il sionismo si è insinuato nel nascondiglio di Israele. In un sermone famoso di una moschea e eh, da Yat di Teheran, scusate, c'erano un po' di, di errori di, di ortografia, abbiate pazienza, ma eh, non, è stato, non è stato possibile rivederli perfettamente, lui fece un gesto anche molto teatrale in cui eh, decide di devolvere la propria zakat, sapete che la zakat è, è uno dei, 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 dei doveri no, del, dell'Islam, cioè la L'atto Lobolo, la beneficenza, alla Palestina e invitò i fedeli a fare tutto. Lui con un atto molto plateale tirò fuori aprì il portafoglio e donò eh, eh, del denaro appunto per la causa palestinese, per, il, per, il, per i rifugiati palestinesi e per i movimenti politici eh, palestinesi. Allo stesso modo, Mutari che è un altro, un altro importante ayatollah eh, eh, iraniano. Eh, anche lui si deve, si deve fare la raccolta di fondi per l'assistenza economica ai rifugiati palestinesi e, questo è importante, comincia a parlare del bisogno di un'unità tra sciiti e sunniti. Questo va detto perché la maggior parte del, del, dei, dei palestinesi sono sunniti, cioè qui non c'è una comunanza di fede come, come spesso poi ci raccontano sempre, no, che eh, ci sono differenze settarie. Il termine settario è un po sbagliato, in questo, in questo caso è anche... Direi decisamente offensivo, ma in questo caso non ha proprio ragione di esistere, perché nel caso dei rapporti tra, Isra tra Iran e Palestina, parliamo appunto di un, un confronto che avviene nella stragrande maggioranza dei casi tra un paese, la, maggioranza, la stragrande maggioranza sciita e una, una comunità, un popolo sunnita. Ancora eh, entriamo e ricordiamo un'altra grande figura di cui abbiamo già parlato, Chariéty, eh, sociologo, una del, uno dei padri, se vogliamo, del pensiero che portò alla rivoluzione. Eh, ne abbiamo parlato in una diretta dedicata, abbiamo, abbiamo visto in tante conversazioni, anche Davud ha tradotto per noi un brano sul Noruso di Chariéty e eh, nei, nei suoi testi Chariéty parla appunto del, del civismo come il male, e parla appunto di Israele come una creazione occidentale e medio oriente, sottolinea il trattamento ingiusto e brutale dei palestinesi da parte degli israeliani e sottolinea il fatto che la Palestina sia una parte inseparabile del mondo musulmano. Eh, la storia della parabola di Sharia D l'abbiamo vista insieme ehm, anche in altre occasioni, oppositore dello Shah più volte in carcere, alla fine Esule eh, in, in, in Gran Bretagna muore. Ufficialmente di infarto nel 77, quindi prima della vittoria della rivoluzione iraniana. Um, qualcuno dice appunto che in realtà non sia morto per cause naturali, ma ucciso dalla SAVAC, dalla polizia segreta dello Shah. Ad ogni modo, lui sarà sepolto a Damasco e per precisa conta, nel santuario importante che c'è a, a, a Damasco, ma eh, è un santuario sciita, ma. Eh, ma soprattutto perché è vicino alla Palestina, questo per sua precisa volontà. Quindi è un, anche, anche il, il luogo in cui è sepolto, ancora, ancora oggi c'è la tomba eh, di, di, di Shariati a Damasco, sottolinea questa vicinanza alla causa palestinese. Più articolato, se vogliamo, anche eh, meno scontato, più interessante, la posizione e il pensiero di Jalal al -hamad, che è un altro uh, autore importante, citato più volte, c'è cioè l'autore di Garzadeghì, famoso West Toxification occidentosi, no? ricorderete il, il libro che parla appunto del, dell'occidentalizzazione dell'Iran come uno dei mali, la principale causa dei, dei problemi dell'Iran, lui eh, nel 61, se non sbaglio, esce il suo libro più famoso, nel 63, queste sono, sono, sono le cose che, che spesso... Come dire, si ignorano o vengono, o vengono trascurate, ma possono essere molto interessanti. Lui, nel 63, insieme alla moglie Siminda Nechevar, che è autrice di Suva Shun, la più grande scrittrice iraniana contemporanea probabilmente, visita, visita Israele, invitato eh, da, proprio da, 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 da Israele come, in, come ospite ufficiale. E lui da, quel, da quell'esperienza di due settimane eh, scriverà poi un libro, Safar, eh, Bevilayet Israel, cioè che poi vuol dire anche alla lettera non è viaggio in Israele, ma viaggio nei territori, potrebbe anche essere letto nei territori eh, israeliani, nei territori, insomma è, è, è più ambigua come formula, quindi di, nel titolo non c'è un riconoscimento diciamo di Israele come, come Stato, però è vero che nel suo, suo libro... Lui scrive e fa delle riflessioni interessanti su Israele, che allora, però, questo va detto, non è l'Israele che sarà poco dopo. Cioè lui è colpito dall'esperienza dei kibbutz, dal fatto della rinascita della lingua ebraica, l'antica lingua ebraica. Lui questo fa tutto un paragone anche con l'antico persiano, ma vede ancora Israele come parte del terzo mondo, cioè lo vede ancora come un paese diverso da, 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 da quello che poi sarà, da quello che è oggi più che mai. Lo criticherà duramente nel 67, lui morirà eh, poco dopo, se non sbaglio nel, nel pochissimo tempo dopo, ma dopo la guerra dei sei giorni, l'occupazione dei territori che sono ancora oggi occupati, cambia radicalmente la sua posizione e critica in modo anche molto deciso Israele per, per quell'atto. Quell È anche vero che in quegli anni Israele comincia una trasformazione sociale e che, che lo porterà poi a diventare un paese molto, molto diverso da quello delle, dei primissimi anni del, 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 del 48. Eh, non è qui il caso adesso di entrare in questo discorso perché non è, non è il tema della serata, ma tutta l'esperienza di allora di, di, di Kibbutz, anche del, di un tipo di, di come dire, organizzazione economica e sociale che poi è andata nel tempo. Perdendosi, o comunque perdendo quella connotazione politica che aveva all'inizio in Israele. Quindi, eh, eh, Jarl Al-Hamad, che è considerato, sarà poi considerato uno dei padri putativi, uno dei padri, come dire, mh, spirituali della rivoluzione, e comunque fa un viaggio in Israele nel 1963 e quindi la sua è una posizione più sfumata, eh, che c'è questo libro che, che si trova online, eh, The Israel Republic, Jalal Ahmad, eh, ed è un, eh, in inglese ovviamente, lo trovate in, anche nel book per chi fosse interessato. Che cosa succede però contemporaneamente? Proprio, proprio quell'anno in cui eh, Jalal Ahmad va in, in Israele, che comunque tra i movimenti di opposizione allo Shah, eh, uno di questi, quello, uno dei più importanti, cioè e cioè i, i combattenti del popolo, eh, alcuni di questi leader, leader vanno, in, eh, vanno in Libano e si uniscono poi ai palestinesi di Fatah. Questa è una questione soprattutto come dire, politica, ma anche strategico-militare: cioè c'è la necessità di, da parte di queste formazioni di apprendere anche una, delle, 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 delle abilità, delle. Capacità militari, soprattutto di guerriglia, e in quel momento il Libano è un, un punto in cui, come dire, molti eh, rivoluzionari di, del Medio Oriente eh, si raccolgono. Abbiamo già visto in altre storie come, come, come si, siano, siano maturate delle esperienze importanti in, in, in quel periodo, in quegli anni. E due dei leader più importanti del, dei Fedayan, che sono appunto Safai e Farani e eh, Ashtiani fuggono in Libano, Farani sarà eliminato Abu Abbas dal programmato comandante in Libano, e vengono eh, addestrati, si uniscono ai principi di Fatah, eh, per due anni si, si addestrano, vengono addestrati, si preparano anche a, come dire, militarmente alla possibilità di un'insurrezione o comunque di una guerriglia in patria, eh, nel 71, febbraio 71, c'è l'episodio tragico di Siakal, quando eh, i fedayani cercano di liberare dei loro compagni mh, arrestati dalla polizia dello Shah, eh, tentano l'insurrezione che finirà tragicamente con l'uccisione di molti di loro, con la cattura, la tortura da parte della polizia dello Shah di molti di loro e poi con l'esecuzione eh, dei sopravvissuti, tra l'altro, processo che sarà. Eh, come dire, ampiamente diffuso dai delle media dell'epoca eh, a dimostrazione da parte dello Shah del, del fatto di avere sotto controllo qualsiasi forma di opposizione, e comunque appunto Sari Farani viene catturato e torturato a morte nel 71. Ma già allora esiste questo legame tra appunto le, la, la causa palestinese, anche gli ambienti di addestramento di formazione militare dei palestinesi e l'opposizione eh, eh, armata allo Shah Mosafat Chamran, abbiamo parlato di lui in una diretta dedicata, figura importante nella rivoluzione. Lui si trasferisce in Libano nel 71, Chamran era, in, in, era un fisico, si era trasferito negli Stati Uniti negli anni precedenti. Nel 1973 aiuta, aiuta Moussa Sad, una creazione di Amal in Libano, quindi Amal che precede poi la creazione di, di Hezbollah. Chamran, per esempio, lui eh, è uno dei primi a criticare l'assenza di formazioni islamiche, politicamente, diciamo dell'islam politico tra i palestinesi. Qual è la sua critica? Lui teme che eh, le formazioni palestinesi si appiattiscano su posizioni troppo legate all'Unione Sovietica. Siamo in piena guerra fredda, non dobbiamo sempre dimenticare qual è il contesto di cui parliamo, in questa, di, queste, di, queste, di, queste, di questi movimenti, anche di questi personaggi. E quindi eh, è tra i primi esponenti a parlare della necessità di una identità islamica all'interno della lotta palestinese. Quando poi, eh, come dire, al momento arriviamo a, ai giorni della rivoluzione, ai giorni della vittoria della rivoluzione, ci sono almeno quattro grandi temi che uniscono i rivoluzionari iraniani alla Palestina. Innanzitutto Israele, com visto come stato imperialista, è qui la prosecuzione di, di, del pensiero che abbiamo eh, visto prima, cioè già cominciare a livello... Eh, dei religiosi sciiti prima e poi anche delle opposizioni di, di, di natura marxista, comunque diciamo della sinistra, in cui Israele è visto come stato occidentale, eh, fantoccio creato dagli occidentali in Medio Oriente, e quindi un'emanazione un di un'entità imperialista, poi è un occupatore di Al-Aqsa, cioè occupatore di Gerusalemme, quindi comunque profanatore di un luogo sacro per, per l'Islam, ricordiamo sempre che Gerusalemme è un, è un eh, è il terzo, la terza città santa per l'Islam dopo la Mecca e Medina. Terzo elemento, che non va sottovalutato: Israele è un alleato dello Scià, lo Scià è il nemico e quindi Israele non può non essere nemico. Come Simone qui ci, giustamente ci domanda, però a proposito, è vero che la savacca fu a destare al Mossad? Esattamente sì, cioè alcuni dei, dei metodi di tortura della SAVAC furono appunto appresi dalla, dalla polizia, invece da, 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 dalla SAVAC, dal Mossad, cioè dai servizi israeliani. Questo è, è un dato storico. quarto e ultima ragione, la causa dei palestinesi è una, è una causa giusta, è, è, una, è una ribellione all'oppressione, quindi comunque la rivoluzione iraniana non può non vedere nel, nella, nella Palestina una, una, una sorella, comunque un, una causa vicina alla propria. Quando poi la rivoluzione vince, ma già poco prima, nel dicembre del 78, in stesso ha già parlato di Israele, ha tuonato contro Israele già nel 63, nel famoso, famoso sermone che porterà poi a, a, alle proteste del, di, di allora e poi al suo, al, al suo arresto e poi al suo esilio. Già accusava eh, lo Shah di essere al servizio di Israele. Nel 78 rimarca questa. Eh, questa, come dire, questa condanna, e dice appunto: gli israeliani sono gli usurpatori, noi saremo sempre dalla parte dei fratelli palestinesi. Quindi c'è una vicinanza di, eh, come dire, di, di causa che, che, che non può essere trascurata e che quindi ne fa da, da sempre un, come dire, un, una, una causa vicina a quella del, dell'Iran rivoluzionario. La rivoluzione vince. E il, sapete che la data che si dà in genere come, come vittoria della rivoluzione è l'11 febbraio. Il 17 febbraio, quindi veramente nemmeno una settimana dopo la vittoria della rivoluzione, eh, Arafat va, eh, in, va, in, eh, va a Teheran. E io non uso a caso il termine va a Teheran perché in realtà non è che viene invitato. Questa è la cosa che, va, che, andrebbe, che andrebbe, cioè di fatto eh, Arafat sale su un aereo, dà ordine di raggiungere Teheran e qui insomma, il racconto è anche interessante per, per molti aspetti aneddotici, ma insomma cioè, il, il, lui si prende la responsabilità di non essere abbattuto, che l'aereo non sia abbattuto, ma chi lo accompagna non è così convinto che sia. Che, che sia una mossa così intelligente che sia, come dire, che lo stiano aspettando, perché sono ancora i giorni anche molto così incerti, dopo, dopo anche subito la rivoluzione. Lui va a sorpresa, di fatto è il primo leader straniero a rendere omaggio alla rivoluzione e lui dirà pure quando arriva lì che, cioè, uno, lui dice anche in un modo piuttosto originale, eh, quando un, qualcuno va a trovare un altro non ha bisogno di chiedere il permesso, il che insomma è abbastanza strana, però comunque lui, queste sono, furono le sue testuali. Il eh, stesso di parole Alessio dice: Tipico di Arafat, in <ride> sì, effetti, e lui appunto va a Teheran. Qui lo vedete con, con Khomeini e con il figlio di Khomeini, eh, rende omaggio. Dice oggi l'Iran, domani la Palestina. Eh, lui riceve un ufficio da spari israeliani che viene donato all'Olp dal governo rivoluzionario. Tra l'altro, qualcuno fa una battuta e dice: In, in tanti anni di lotta la Palestina, quello di Teheran, è l'unico pezzetto di territorio che Arafat riesce a strappare agli israeliani e di fatto forse è proprio così incontra anche Taleghani, incontra anche Feraglian e con i quali probabilmente aveva già stretto dei rapporti in precedenza tra il Libano e la Palestina e anche però, questa è una cosa che viene non sempre viene ricordata, fa una visita un po' ambigua nel Kuzestan, cioè sapete cioè, che il Kusastan è la regione Iraniana maggioranza araba, a cui si parla arabo, e lì apre un ufficio di rappresentanza in questa regione arabofona che poi suonerà un pochino ambiguo negli anni successivi, cioè soprattutto mh, visto che quella regione già in, quel, in quei giorni, in quelle settimane è protagonista di, una, eh, come dire, di tendenze secessionistiche o comunque di autonomia. Sapete che l'Iran è rivoluzionario nel primo anno, è impegnato su due fronti, diciamo, di possibili, per evitare possibili secessioni, nel Kurdistan al nord e nel Kurdistan al sud. E, diciamo, questa presenza di Arafat è forse pure fin troppo invadente. Sono sei giorni di, di visita, una copertura eh, mediatica enorme, ma soprattutto, diciamo, anche come dire, da parte dei palestinesi che cercano di, 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 di spendere queste, queste giornate nel modo più proficuo possibile. Scusate, bevo un secondo. Perché tutto questo? Cioè, sì, gli iraniani ovviamente lo accolgono, sono anche lieti di, di avere quel, questo omaggio, ma soprattutto è una visita che fa comodo, soprattutto a chi visita, non a chi, non a chi ospita. Perché? Perché che è successo qui quando diciamo sempre la storia no? de vedere un po' l'ordine cronologico di, di tutti i fatti, l'anno prima ci sono stati gli accordi di Camp David, cioè la pace tra Egitto e Israele. E l'Olp, diciamo, i palestinesi, hanno perso un grande sostenitore, cioè l'Egitto. L'Egitto, facendo la pace con Israele, non ha più quel ruolo di guida eh, sia del mondo arabo che, che ce l'ha avuto fino a quel momento. Ma eh, ha preferito la normalizzazione al, al confronto eh, con Israele e quindi anche come dire, alla, a guidare, a sostenere la causa palestinese, accordi di Camp David che ricordiamo da Khomeini eh, a tutti gli altri eh, rappresentanti, esponenti della rivoluzione iraniana vengono condannati come un atto di resa. Quindi, che cosa succede? Che di fatto l'OP cerca un po' un nuovo grande sponsor dopo l'Egitto, cioè cerca un altro paese, in questo caso un paese non arabo. Quindi, L'Iran, ma un, 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 un oggi si direbbe un player, un, un, un nuovo soggetto politico, uno Stato, che possa essere rappresentante della causa palestinese. Nell'ottobre 79, e attenzione, io, eh, è importante di, di, sottolineare la data ottobre 1979, cioè l'ottobre 1979 è prima del 4 novembre, il 4 novembre 79 sapete che è il giorno dell'occupazione dell'ambasciata del, della, dell americana della presa degli ostaggi. Nell'ottobre il ministro degli esteri è ancora Ebrahim Yazdi, che nell'Assemblea nella, nell generale dell'ONU, sapete quella che di questi tempi in genere si svolge ormai da anni a settembre, allora si svolse ad ottobre. Eh, nel suo intervento alla, a New York, nella sede dell'ONU, ehm, parla soprattutto della causa palestinese, cioè sostiene la causa palestinese come una, come una lotta antiimperialista, come una lotta che il nuovo governo iraniano sostiene e quindi si fa paladino del, dire, dei diritti e della causa palestinese. Quindi c'è una, una coerenza in tutto questo, ma va anche ricordato che per l'Iran questa coerenza e questa vicinanza non è una vicinanza a parole, perché per l'Iran ha un costo, cioè... Il fatto di, di interrompere gli scambi commerciali sia con l'Egitto, perché l'Egitto ha fatto la pace con, con Israele, sia soprattutto la vendita, la, 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 il cessare la fine della vendita di petrolio a Israele, all'Iran costa 700 mil, milioni di dollari in un anno. Quindi, come dire, eh, per essere leale alla causa palestinese, per, per essere anche, come dire, coerente con quanto dichiarato eh, più volte dai propri leader, l'Iran. Quindi rinuncia pure a tanti soldi, rinuncia a, a una parte importante di, eh, dei, dei propri proventi. E ehm, se voi vedete eh, le statistiche di, di quegli anni, al, al di là dei problemi dovuti alla cessazione della produzione durante, gli anni, durante i mesi caldi della rivoluzione, ci sono poi queste perdite nette, secche, dovute appunto alla cessazione di rapporti commerciali con paesi che invece all'epoca dello Shah erano partner dell'Iran. Il 7 agosto 79, quindi parliamo ancora dei, dei primi mesi del, del, della Repubblica Islamica, Khomeini stesso istituisce la giornata di Coz, cioè decide, ed è una cosa che ancora oggi è in vigore, che l'ultimo venerdì del mese di Ramadan sarà dedicato alla causa palestinese. Quindi è una cosa che in 44 anni è rimasta, ancora oggi viene celebrata ed è uno dei momenti anche politici più importanti de, nell'Iran. È una giornata, l'ultimo venerdì del Ramadan in cui... È dedicata alla causa palestinese è dedicata anche a manifestazioni, a interventi, a convegni dedicati appunto alla, alla Palestina. Allora però torniamo adesso invece alla, alla cronaca di quei mesi. Nel 4 novembre 79 avviene un passaggio fondamentale della storia della rivoluzione iraniana e anche direi della storia del paese, della storia contemporanea di questo paese. C'è cioè, l'occupazione da parte degli studenti seguaci della linea dell'imam, ma cioè diremo una formazione di sinistra, cioè della sinistra islamica, ma comunque di formazione di studenti di sinistra, dell'ambasciata americana. Non, non ricostruisco qui tutta la storia ovviamente della, della, della crisi di ostaggi, di cui abbiamo già parlato, che troverete trovate in, anche nel canale con altre dirette, con una diretta almeno dedicata, poi metterò poi i link dopo, ma insomma la, la trovate. Inizialmente, diciamo, Arafat ci riprova, cioè, nel senso, si pone come mediatore tra Iran e Stati Uniti. Però, che cosa succede? Questo, insomma, voglio dire, sono tutte cose che avvengono quasi in, in, come dire, in contemporanea, veramente in tempo reale. Oggi noi siamo abituati alle informazioni che arrivano eh, via social, via internet, in tempi rapidi. Allora, la cosa è diversa, ma comunque, mentre questa ipotesi è ancora sul tavolo... Eh, proprio, proprio gli studenti, proprio chi ha occupato l'ambasciata, trova nell'ambasciata degli Stati Uniti dei documenti che rivelano i legami tra l'OLP, in particolare l'FPLP di Georgia Abbas e gruppi della sinistra iraniana e i residenti del Khuzestan. E qui ci riagganciamo a quello che ho detto qualche minuto fa: cioè, quella presenza, quel, quell'ufficio d'affari nel Khuzestan comincia a suonare molto sospetto, cioè. Probabilmente l'OLP ha fatto un gioco abbastanza strano, cioè nel senso che sì, è venuto qui con la faccia d'amico, però a continuare a coltivare i propri, i propri interessi e non, gli iraniani non si fidano eh, di, di, fino in fondo di Arafat. Comeì rifiuta la mediazione palestinese, ne negherà addirittura l'esistenza, però questo poi successivamente verrà invece confermato. Questa mossa di Arafat, che è una mossa molto estemporanea, sospettisce l'Iran, ma divide anche lo stesso Olp, che non, è, non sono tutti d'accordo a porsi come mediatori con gli Stati Uniti. Come l'Iran temono che l'Olp che Arafat voglia accreditarsi presso gli americani. Vedete come sono, siamo bravi noi, noi ci impegniamo a farvi liberare i vostri. E, insomma, l'Iran non gradisce questa, questo, questo passaggio. Capite bene che siamo proprio all'inizio, i primi giorni della crisi, quando tutto magari si pensava si potesse risolvere anche in modo molto più, molto più semplice. Questo legame si comincia ad indebolire, cioè l'Iran e l'OLP cominciano un pochino ad allontanarsi. Qualche settimana dopo, nei primi mesi dell'80, se non sbaglio nel febbraio, ehm, Arafat, che nel frattempo comincia a prendere un po' le distanze anche sotto pressione dell'Unione Sovietica, che comunque allora sostiene l'OLP, ed è preoccupata anche dalla rivoluzione iraniana, che ovviamente ai propri confini risolleva la questione eh, islamica. Eh, quando Arafat torna a Teheran per, per trovare eh, Khomeini che è ricoverato per mh, pochi giorni in ospedale, con un gesto che vuole essere no, molto così di, di rispetto, ma alla fine i media iraniani dedicano pochissimo spazio a questa visita, lo snobbano. È un segno che i rapporti si stanno raffreddando. E poi, e poi avviene invece una cosa ancora più traumatica, ancora più grave. Il 22 settembre del 1980 scoppia la guerra tra Iran e Iraq e scoppia perché Saddam Hussein invade l'Iran. Anche qui subito Arafat, che è in, se non sbaglio, in Bulgaria, eh, vola va subito il 24 settembre, quindi due giorni dopo lo scoppio della guerra. Eh, va prima a Baghdad da Saddam Hussein e poi va a Teheran. Si propone come mediatore, è spaventato. Era fatto, spaventato che questa guerra divida il mondo musulmano. Quando va però da Saddam Hussein, Saddam Hussein lo rassicura: gli dice, è una guerra che durerà pochi giorni, tornerà alla fine utile alla causa dei palestinesi. Questo ri si, si riallaccia con eh, i motivi per cui Saddam Hussein scatenò quel conflitto, perché spesso no, si dimentica perché. Cioè non era certo soltanto la questione del, 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 del Shat Arab, insomma del, 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 della questione di confini, la navigabilità del fiume tra, tra i due paesi, era una questione di leadership del mondo arabo, Saddam Hussein voleva da una parte fermare la rivoluzione iraniana, perché aveva paura che potesse contagiare anche l'Iraq, soprattutto il sud dell'Iraq, che è a maggioranza sciita, ma poi perché voleva, attraverso questa guerra porsi come il nuovo Nasser, cioè come il nuovo leader del mondo arabo. Quindi lui guardava soprattutto a, quella, a quel tipo di pubblico, a quella platea politica. E però non sarà così. Sappiamo che la guerra invece durerà otto anni. L'Iran, da parte sua, rifiuta l'ipotesi di un immediato cessato del fuoco, e praticamente, come dire, senza nessuna attribuzione di responsabilità e senza nessuna garanzia per il futuro. Quindi, in un certo senso... Arafat si brucia anche in questo caso come mediatore, perché anche in questo caso l'Iran non gradisce questa, questa quest ingerenza, se vogliamo, anche questo appello alla, alla moderazione. Quando in quel momento, soprattutto, è l'Iran che è l'aggredito. Come ho visto che, che piace tanto ultimamente questo termine: c'era cioè un aggredito, un aggressore, e in, quel, in quel caso c'era. Eh, l'Iran che era stato eh, aggredito, invaso da Saddam Hussein e invece appunto, gli, qualcuno che viene a convincerti di fare la pace. No, come se tu stai litigando con qualcuno, qualcuno ha dato uno schiaffo, e eh, tu hai risposto e poi dicono, viene qualcuno a dirti sì, però viene, fate pace perché dovete fare pace. Insomma, questo è un po' il senso. E eh, gradualmente Arafat vila verso Saddam Hussein, ma d'altra parte ci sono degli elementi che sono quasi imprescindibili da, come dire, che sono quasi, era quasi inevitabile che fosse così. Perché? Allora, c'è il richiamo del panarabismo. Eh, L'Iran è paese non arabo, l'Iraq lo è, così come i palestinesi. Eh, Arafat si rifiuta di condannare l'invasione irachena, cioè non lo fa dall'inizio. Questa è anche una delle cose che non piacciono all'Iran, ovviamente. Non dice, non, non forma nessuna espressa condanna per quello che era stata comunque l'invasione di un altro paese sovrano. Poi, perché si sta formando un nuovo asse anti-Iran, che all'epoca è formato da Giordania, Arabia, Arabia Saudita e Iraq, e, e, e possiamo anche dire che, eh, che questo asse è di fatto durato fino a pochissimo tempo fa. In parte, forse esiste ancora, eh, soltanto che con l'Arabia Saudita non, non c'è in questo momento l'Iraq, sicuramente, con l'Arabia Saudita. Storia di questo anno l'Iran sta tentando e forse raggiungendo anche un equilibrio, e però è il, il, il vecchio fronte, diciamo, anti-iraniano. Anti poi io lascerei perdere le questioni dello scismo perché non c'entra la questione eh, religiosa, c'è una questione di legittimità politica, cioè questi paesi per motivi diversi, temono che la rivoluzione iraniana della Repubblica Islamica possa minare la legittimità del loro potere. Eh, Saddam Hussein, proprio perché appunto eh, per la minoranza, grande minoranza, non minoranza, maggioranza veramente scita dal proprio paese, che però era, come dire, messa sotto regime, eh, repressa dal, 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 dal leader batista, cioè da, da Saddam stesso, poi dell'Arabia Saudita che temeva appunto per lo stesso motivo, mi si è messa in discussione legittimità del proprio regno assoluto. La Giordania, idem, quindi una forma diversa, magari di monarchia, ma comunque una monarchia sunnita che vedeva nella rivoluzione iraniana un pericolo. Non pago di questo, Arafat dall'81 comincia a stabilire contatti anche con l'MKO che è in esilio in Iraq, quindi con quella formazione. Eh, Mojahedine e Halk, sapete bene eh, che decisamente da un momento in poi diventa una formazione terroristica che decisamente combatte contro la propria stessa madrepatria, contro il proprio paese di origine, contro l'Iran, e quindi vuol dire anche questo ovviamente è un altro elemento mh, che non può piacere all'Iran. Dall'84 Arafat sostiene apertamente l'Iraq di Saddam Hussein. Anche perché in quel momento la guerra cambia, il fronte si sposta in Iraq e lì improvvisamente Arafat ritrova come dire, il motivo di sostenere i paesi che sono invasi dagli altri e legittima tutto questo come la necessità di sostenere la sovranità territoriale dell'Iraq. Ricordiamoci pure che, che Arafat, io, per carità, è un personaggio storico che ha avuto anche grandi meriti, ha avuto anche altri demeriti, come sostiene Saddam Hussein anche nell'invasione del Kuwait. 1990. Quindi, questo insomma è, un, è una cosa complessa. Anche questa, eh, però, va ricordato: non ricordate anche i passaggi sicuramente a vuoto dei, dei leader dei personaggi storici. Nell'82 avviene però una svolta. Non solo eh, la questione palestinese, ma una questione di tutto il Medio Oriente. cioè Israele invade il sud del Libano, la, la, la famosa operazione pace in Galilea, da cui poi ricordiamolo. Eh, scaturirà la tragedia di Sambra Shadila, cioè il massacro di, di Sambra Shadila compiuto dai falangisti cristiani in Libano, ma con la complicità e la copertura degli israeliani. Perché questo, lo ricordo sempre che, che molto spesso quando si parla di, qui apro una piccola parentesi, ma insomma una piccola per modo di dire, quando mi colpisce nel dibattito surreale di, questi, di queste settimane, di questi giorni, quando si dicono, però bisogna distinguere sempre tra la massa e una formazione terroristica e Israele che è uno Stato democratico. Senza mh, mettere sul bilancino come dire, le, gli, gli orrori, i crimini di questo o di quello, io mi permetto di, di sottolineare che nel caso è molto più grave l'attacco terroristico da parte di uno Stato sovrano che da parte di una formazione terroristica che per molti altri paesi è tale e quindi illegale. Cioè, che uno Stato sovrano che ha un proprio esercito, che ha le proprie istituzioni, che anche semplicemente ha il proprio Stato, ma si rende colpevole, responsabile di crimini, come spesso è accaduto per l'esercito israeliano, per lo Stato israeliano, secondo me è ancora più colpevole invece di, 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 di Hamas in questo caso. So che questo potrà non piacere a tanti, ma io lo trovo ancora più incredibile come in questi giorni si sia tentato di. Sminuire la gravità del, di, 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 tanti, di tanti avvenimenti nel corso dei decenni non è soltanto la questione del, dell'ultima settimana, ma appunto ricordando dalla NACBA a Sabresciatila, passando per l'operazione Piombo Fuso, che adesso vedremo eh, tra poco, è come questo possa essere quasi come dire una. Un attenuante, però, siccome è uno Stato democratico, allora i bombardamenti, i massacri, gli eccidi sono democratici. Cioè, spiegatemi. Io questo eh, veramente mi rendo conto che magari poi eh, rischio di uscire dal, qui dal, dal tema eh, specifico di questa diretta. Però sono giorni veramente di grande sofferenza, credo. Per, per, anche per chi come noi se ne sta tranquillo dall'altra parte del mondo, dalla propria casa, che ancora, eh, come dire, non, ha, non deve conoscere una cosa come, com come la guerra. Però io trovo incredibile che si possano far passare per vere o, o, o passare come veritiere delle affermazioni come queste. Io non, non riesco mai a capacitarmi. Scusate, quindi Israele invade il Libano. Ci sono diversi richiami da parte di diversi soggetti all'unità dei paesi islamici. Cioè, a un certo punto, eh, Saddam Hussein proverà a proporre all'Iran un cessato il fuoco per unirsi e combattere invece contro Israele. Da lì la famosa. La famosa eh, frase di, di Khomeini, la via per Koz passa per Karbala, cioè la, la liberazione del, di Israele e la Palestina, cioè l'abbattimento del regime sionista, ci potrà essere soltanto dopo la liberazione di Karbala, sapete che è la città santa scita nel sud dell'Iraq. D'altra parte la stessa retorica eh, come dire, della Repubblica Islamica parla di un nemico batista sionista, cioè il, 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 è, così che parla, è così che viene definito l'Iraq di Saddam Hussein. In queste, in queste settimane, quelle dell'82, dell intendo, del, dell'invasione dell di Israele nel Libano meridionale, il quartier generale dell'Olp si trasferisce. È trasferito da Beirut in Tunisia. Arafat decide di, di spostare il quartier generale del, del, dell'Olp in Tunisia e l'Iran critica Arafat per questo ritiro, per aver portato, come dire, il. La base de, dell'Olp lontano dal, dal terreno di scontro lontano, sempre più lontano da, dalla Palestina. Allora, qui entriamo in un'altra un fase, perché entrano in gioco dei soggetti che fino adesso non ci sono stati, non ci sono stati perché non esistevano, e soggetti di cui proprio in questi giorni sentiamo parlare tantissimo. Cioè, il, il primo soggetto di cui dobbiamo parlare, prima ancora di Hamas, è la Jihad Islamica, Jihad Islamica che viene fondata da Fatih Shah che è il fond fondatore, che è un. un diciamo, eh, è, è in Egitto, è un palestinese che però in quegli anni vive in Egitto, e che tra l'altro è il primo, è l'autore del primo libro in arabo, al Khomini, sulla rivoluzione iraniana, cioè esce proprio come dire, l'avremmo potuto definire un instant book, cioè lo scrive direttamente in presa diretta proprio in quei giorni. E per questo, anche per questa ammirazione, per questa vicinanza alla, alla rivoluzione iraniana, viene espulso da cioè dai fratelli musulmani di cui lui faceva parte. Lui in questo, in questo libro mh, compie un appello all'unità dell'UMMA, dell cioè alla comunità di tutti gli islamici, condanna, poi condannerà dopo questo ovviamente, questo è, 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 il, è il febbraio 79, poi andando avanti, cioè dopo, dopo il settembre del 1980, lui condanna subito, senza, senza indugio, l'invasione dell'Iran da parte di Saddam Hussein e quindi. Eh, questo movimento che lui eh, fonda è da subito pro-Iran, cioè, potremmo dire con una battuta che la vicinanza tra Iran e Jihad islamica nasce prima con la Jihad islamica che è vicina all'Iran, non viceversa, cioè e la resistenza iraniana, cioè iraniana all'invasore eh, iracheno è ispiratrice dell'intifada dell'87, cioè, questo, questo è, un momento, è un passaggio fondamentale, cioè, <coughs> scusate, in quel momento dobbiamo ritornare indietro agli anni Ottanta, in cui l'Iran è ancora impegnato nella guerra contro Saddam Hussein. La jihad islamica vede nell'Iran un modello di lotta, un modello eh, anche politico contro un'oppressione. Un Lui in, mh, stabilisce la base della jihad islamica in Libano, sostiene il gruppo attraverso l'Iran, lo sostiene attraverso l'ambasciata iraniana a Beirut. Da qui poi ci sarà la connessione con l'Esbollah libanese sapete che invece è una realtà politico-militare ehm, chiaramente sciita, cioè appunto è, 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 un, è una formazione politica eh, musulmana sciita, mentre, ripeto, jihad islamica sono sunniti, eh, Shah verrà ucciso nel 95 a Malta da un comando del Mossad. Quindi... Ehm, lui eh, muore nel 95, è ucciso da Israele. Nel 95 la jihad islamica esiste ancora oggi ed esiste ed è sostenuta dall'Iran. E questo è l'inizio di questo, e eh, anche i motivi di questa connessione eh, politica. Hamas, qui, ripeto, non facciamo la storia di Hamas, ma ne parliamo, ne parliamo brevemente di come nasce e di come nasce anche il legame con l'Iran, che vuol dire eh, un acronimo per il movimento di resistenza islamico, il fondatore che era lo Sheikh Ahmad. Yassin era anche lui nei fratelli musulmani palestinesi, quindi vedete che l'origine politica viene, viene, è, è comune come quella della jihad islamica, lui è, esce dal carcere eh, israeliano eh, nell'87 se non sbaglio dopo uno scambio di prigionieri tra Israele e Palestina e, e il manifesto dell'agosto 88 eh, parla espressamente di, della Palestina come un problema palestinese, un problema arabo e un problema islamico. Sapete che Hamas ha nel proprio statuto la distruzione di Israele, quindi nasce in un contesto in cui l'opposizione è frontale al, allo stato ebraico. Nell'88, eh, Arafat per la, per la prima volta riconosce il diritto di Israele di esistere, qui è, è il momento, come dire, di, 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 di conversione di, di una linea molto più moderata da parte di Arafat, e Hamas, come accade in questi casi, acquista più margine di manovra perché raccoglie lo scontento soprattutto di, come dire, di quella intifada, di quella rivolta che, che avviene nell'87, intifada che, che, che scoppia dopo mh, dei fatti abbastanza gravi, adesso magari li vedremo, e, eh, e acquista appunto una, 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 un nuovo spazio di manovra. L'Iran lo sostiene, quando ci sarà la conferenza di Madrid del 91, conferenza di pace, eh, Hamas si oppone così come si oppone l'Iran. Nel 98, tra l'altro, Yassin visiterà ufficialmente a Teheran, quindi insomma un po' di tempo dopo rispetto, quindi, eh, da, da, diciamo dieci anni dopo la nascita del movimento. Comunque, anche Yassin, come, come molti di voi ricorderanno, verrà ucciso da, Gaza, eh, da Israele a Gaza da un elicottero israeliano mentre esce da una moschea. Quindi, questi sono eh, anche come dire, il le, 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 quando si parla di terrorismo e quando si parla di, di attentati. Mh, Territorio extraterritoriale, ricordiamo anche questo. Yassin, ricorderete sempre lo sheik Yassin che stava sulla sua sera a rotelle e viene ucciso appunto da, da missili lanciati da un elicottero israeliano. Operazione che precede poi l'atto con cui invece Sharon eh, abbandonerà Gaza, cioè di, eh, si ritirerà da Gaza e anche questo poi può essere letto in, in diversi modi e interpretato anche alla luce poi del, di quello che è accaduto dopo in modo eh, dire, molto, molto più sottile. Arriviamo al, al passaggio, anzi torniamo indietro rispetto ovviamente al 2004, agli accordi di Oslo del 93, quelli che questi giorni ogni tanto vengono ricordati un po' tra eh, la nostalgia e un po' tra la disillusione. Scusate che bevo ancora. Uno dei punti come dire, dolenti, dolenti e dolenti è poco, è che quegli accordi escludono il, il diritto di ritorno dei 5 milioni di profughi palestinesi. Il diritto di ritorno, voi sapete che in cosa consiste? Consiste nel diritto di chi eh, fu costretto ad abbandonare la propria terra nel 1948, cioè i palestinesi, di tutti quelli che, avevano, che vivevano eh, in Palestina. Questo accordo no, non contempla la loro possibilità di ritorno, almeno per la grossa maggior parte di loro. È uno de dei grandi temi mai risolti della questione palestinese. mentre cioè la NP, insomma, poi sarà l'autorità nazionale palestinese, diciamo l'OLP di Arafat, su questo apre, e anche perché abbiamo visto l'altro giorno nella diretta con Marco Carneros, anche il tipo, la metodologia di tipo di accordo che hanno quelli di, di Oslo, quindi di accordi in divenire. Rimane molto vago, ma diciamo mh, sembra escluderlo in partenza. Questo crea altra disillusione, anche profondissima delusione e anche l'opposizione netta di Hamas e Jihad Islamia e anche dell'Iran. Il primo attacco suicida, questo nel, nella storia del conflitto israelo-palestinese, avviene appunto nel 93 come risoluzione alla strage di 29 lavoratori palestinesi e, ed è appunto un attentato suicida di Hamas. Eh, ed è, è l'inizio di una fase nuova anche del, del, del conflitto. Nel 2000, arriviamo qui a un altro, un altro passaggio importante in cui anche l'Iran ha un, indirettamente una sua importanza. Il 2000 è l'anno della seconda intifada, ma ha una progressione molto, come dire, molto chiara. Cioè, a fine maggio Israele si ritira dal sud del Libano. Quel, Quell'occupazione che abbiamo visto iniziare nell'82 si ritira alla vittoria di Hezbollah. Viene anche questo presentato come la prima grande sconfitta del, dell'esercito israeliano, come una vittoria di Hezbollah, indirettamente una vittoria anche dell'Iran, che Hezbollah ha sempre finanziato, formato anche da un punto di vista ideologico. Il 25 luglio eh, si conclude in modo fallimentare, e questo è veramente l'inizio, ovviamente, del. del della lunga catastrofe di questi giorni, il vertice di Camp David, in cui Clinton, che era gli ultimi mesi di, 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 di mandato, cioè gli ultimi mesi della sua presidenza, tenta, eh, con il colpo della storia, tenta appunto di, di, di arrivare finalmente a, una, a un accordo eh, definitivo tra Israele e, e Palestina. Non ci riesce, e questo ricordiamo sempre, che eh, alla storia è passato come un, una, un fallimento dovuto alla rigidità. Eh, di Arafat, ma eh, questo, anche questo sarebbe tutto da vedere Il, qualche sera fa. Appunto, Carnello si ci ricordava come in quelle trattative eh, la, Barak, che tra l'altro Barak era eh, premier laburista di Israele, non volle mai incontrare direttamente Arafat, quindi eh, er, erano così come dire, eh, propositivi eh, così, la, 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 la postura eh, israeliana che nemmeno incontrava la sua controparte. Eh, ricordiamo che noi abbiamo visto nella, nella, nel, nella foto di prima, qui vediamo Rabin, Rabin che sarà ucciso, nel 95 sarà ucciso da un estremista israeliano, quindi l'inizio la, 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 della fine probabilmente è anche quello, cioè esce eh, di scena eh, Rabin, eh, nel 2000 non c'è più lui, ci sarà appunto Sharon che, che allora per farsi propaganda politica, c'era ancora Barak al, 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 al potere, appunto è lui che conduce. Eh, la delegazione israeliana a Cap David la conduce in modo fallimentare, quindi il processo di pace si arena ancora una volta. Il 28 settembre c'è la famosa passeggiata di Sharon alla spiaggia delle moschee, eh, vissuta, voluta, come una provocazione, comincia la seconda intifada. Ha eh, di prova che l'Iran è vicino alla, alla, alla causa palestinese e che nell'aprile 2001, quindi qualche mese, sei mesi dopo, la conferenza della seconda antifera si tiene a Teheran e va ricordato che in questo momento, in quel momento a Teheran, c'è il governo Khatami, quindi un governo riformista e questo è una cosa da sottolineare, cioè che, che tutti i presidenti della Repubblica Islamica, riformisti, moderati, conservatori, ultraconservatori, sono stati sempre tutti molto eh, vicini alla causa palestinese. Questo è un tema trasversale, sicuramente, della, della, della Repubblica Islamica. Poi arriviamo il 12 settembre del 2005. Israele si ritira da Gaza, quello a cui avevo accennato prima. Sharon eh, termina, ha promesso il ritiro dal disimpegno da Gaza. Si fanno le, si, le elezioni il 26 gennaio, a, con grande sorpresa, probabilmente della stessa Hamas, vince e stravince proprio Hamas. Gli Stati Uniti non, riescono, non riconoscono la vittoria, questo è sempre come dire il grande. Eh, come diceva, io torno a citare Carnelos, la democrazia à la carte, cioè appunto il, quando, quando vincono quelli che ci piacciono, la democrazia è una gran cosa, quando vincono quelli che non ci piacciono, invece è una grande scocciatura. E infatti non viene riconosciuta la vittoria di Hamas, falliscono i tentativi di formare un governo di unità, sappiamo che eh, si divide poi la Cisgiordania in mano alla all'autorità nazionale palestinese, e ancora lì di fatto, in questo momento, politicamente morta e totalmente. Eh, Succube di de, Israele, dall'altra parte invece Hamas, dici: sì, Hamas chiude eh, Gaza, ma eh, di fatto eh, a Gaza viene, vengono imposte subito sanzioni da Stati Uniti, Israele e Unione Europea, che ovviamente non ci facciamo mancare mai nulla. Eh, in questo caso eh, diventa una situazione completamente nuova per la Palestina, per Hamas. Hamas comincia però a comportarsi come un'autorità di governo, quindi con, eh, con, con l'Iran, ad esempio, la, il rapporto diventa un rapporto, se vogliamo, eh, privilegiato, un, un rapporto più forte, proprio perché nella situazione di Gaza è Hamas a governare e con l'Iran con, con si pone da pari a pari. Altro passaggio, altra tragedia, anche questa sempre molto dimenticata, l'operazione piombo fuso, cioè la guerra di Gaza eh, l'operazione piombo fuso che dal 27 dicembre del 2008 al 18 gennaio 2009 farà 1400 vittime tra i palestinesi e 400.000 sfollati. L'Iran coprirà in modo molto eh, come dire molto attento, molto fedele quella che loro chiamano Bistodo Bistodoruce, cioè la, la guerra dei 22 giorni e Proprio il 18 gennaio, quando termina l'operazione Piombo Fuso, il maggioresse, il parlamento iraniano, eh, istituisce il Gaza Day, che è un altro, un altro giorno del calendario istituzionale eh, dell'Iran, per il 18 gennaio. Khamenei, la guida, Khamenei, parla espressamente di genocidio del popolo palestinese. Andiamo ancora avanti, qui mi, mi rendo conto che magari bisogna un po' correre, ma eh, sono, sono tanti fatti, sono tanti, tanti avvenimenti. La posizione dell'Iran da, da, da un momento in poi, ma ancora oggi ufficialmente, la soluzione è quella di un referendum di tutta la popolazione della Palestina. O, o, come dire, soluzione eh, irrealizzabile semplicemente per il fatto che, che l'esito sarebbe scontato, che vincerebbe ovviamente un, per avere un unico Stato, per avere una. Una, una qualsiasi decisione vincerebbe con i palestinesi che sono di più, eh, calcolando ovviamente anche chi dovrebbe votare e quindi evidentemente anche i, eh, i profughi, tutti coloro che hanno diritto al ritorno. Quindi è un, uno, una, una posizione di principio, ma sicuramente non è una posizione spendibile poi in chiave diplomatica. Eh, la crisi in Siria, questo invece è importante, nel 2011 all'interno delle cosiddette prime arabe, prime aeree arabe che invece in... In Iran vengono chiamate come risveglio islamico, cioè vengono viste in un'altra prospettiva, ma comunque parliamo di quei fatti. Nella, durante la primavera araba, chiamiamola così, eh, siriana, Iran e Hamas si dividono perché l'Iran sostiene eh, Assad al potere, mentre Hamas è invece contro Assad e per i movimenti dei jihadisti che puntano a rovesciare il, eh, il presidente eh, siriano. Che sta ancora là, ricordiamo che dopo, dopo tutta questa storia, dopo centinaia di migliaia di morti, la situazione invece è rimasta politicamente eh, pressoché immutata. Per questo motivo Hamas si sposta anche proprio come quartier generale dal Libano a Doha in Qatar, dove infatti ancora oggi ha la sede. Però, nonostante questa, come dire, questa divisione legata alla Siria, eh, i rapporti non si interrompono se vogliamo si diventano più tiepidi tra Hamas e l'Iran perché nel, per esempio nel febbraio 2012 Anie che è il leader anche, anche di, ancora oggi di Hamas celebra con Ahmadinejad l, l, a Teheran l'anniversario della rivoluzione questo, tra, tra, questo io ricordo, un, ricordo una, una cosa personale perché ero, ero a Teheran in quei giorni quindi mi ricordo perfettamente anche le immagini in televisione di Anie a fianco di, eh, di Ahmadinejad questa nuova situazione politica fa sì però che l'Iran eh, sostenga maggiormente jihad islam, la Jihad islamica eh, rispetto a Hamas, a, a, a Gaza ovviamente. Ancora, eh, arriviamo al 2013. Al Sisi, al posto di Morsi, cioè i fratelli musulmani che avevano vinto le elezioni, Ricordiamo, c'è cioè l'effetto della primavera arabe in, eh, in Egitto ha portato alla fine di Mubarak, al al governo di Morsi eh, che viene destituito da un golpe perché poi insomma questo eh, fu quello del luglio del 2013, al Sisi che eh, politicamente eh, ovviamente più vicino a, agli Stati Uniti ristabilisce quella perlomeno non belligeranza con Israele e quindi Hamas nuovamente perde una sponda con l'Egitto mentre eh, appunto con, con i fratelli musulmani c'era una eh, possibilità di una di un'intesa, di una collaborazione eh, che non c'era stata per tanto tempo cioè, che dopo eh, Camp David del, del 78 non c'era stata più, la riperde nuovamente nel 2014 c'è una nuova guerra a Gaza eh, l'Iran in questo momento si trova anche in una situazione più complicata perché? Perché da un punto di vista eh, del Medio Oriente la questione palestinese continua a sostenere la, le ragioni dei palestinesi, ma al momento stesso allo stesso tempo è impegnato nella trattativa con gli Stati Uniti e con i 5 più 1 che poi porterà l'accordo sul nucleare del 14 luglio 2015 GCPOE cosiddetto che va anche detto però che in tutto questo contesto eh, l'Iran riesce comunque eh, anche per espressione anche del suo governo moderato di Rouhani e del, del ministro Zarif Javad Zarif comunque a tenere sempre alta la questione palestinese, cioè in più di un'occasione non perde l'occasione per ricordare la legittimità delle, delle richieste, delle rivendicazioni dei palestinesi e soprattutto di sostenere Gaza nell'impegnata nella resistenza contro, eh, contro Israele. Arriviamo qui, siamo, siamo in conclusione, qual è oggi la situazione? Allora qui ho messo una, un murales eh, de, 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 de che è comparso a Felestin, Medune Felestin a Teheran, la capitale che è la piazza dedicata alla Palestina, che dice appunto la grande operazione di liberazione è iniziata riferendosi appunto all'operazione alla tempesta Al-Aqsa. Quindi diciamo il giorno dopo eh, l'operazione di, di attentati di, 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 di Hamas, eh, come dire, c'è un po' una... una un, un appoggio ufficiale netto, d'altra parte è anche la posizione che ha detto la stessa Guida: l'abbiamo vista anche nella diretta con, eh, con, eh, con Davide l'altro giorno. E allora qual è il punto? Che oggi, in tutto questo, questa nuova situazione si va a inserire in, in equilibri geopolitici eh, più complessi rispetto anche a un anno fa. C'è l'accordo con l'Arabia Saudita dello scorso 10 marzo, c'è il fatto che questa nuova situazione in Medio Oriente, in Terra Santa, abbia anche sconvolto e come dire, eh, mandato all'aria anche i piani che prevedevano per l'Arabia Saudita un riconoscimento de facto di Israele. C'è il fatto che comunque si sposa eh, la questione palestinese con la retorica rivoluzionaria, che anche ancora c'è, che, che, che appunto l'opposizione al sionismo, eh, co anche come concetto, come ideologia, rimane. C'è di fatto anche però una grande eh, disillusione da parte della popolazione che io ritengo in buonissima, stragrande maggioranza sensibile alla causa palestinese, sensibile alla causa palestinese, ma anche stanca rispetto a tutto quello che questo ha comportato. Perché sicuramente, come dire, l'Iran, in virtù di questo appoggio alla causa, ha eh, pagato anche un prezzo. Abbiamo visto prima in termini economici, in termini politici, in termini anche di spesa, se vogliamo dello Stato e c'è anche una certa disillusione dovuta alla crisi politica di questi anni di cui abbiamo parlato e parleremo ancora nell'Iran Oggi, a ottobre 2023, sicuramente l'Iran ha un ruolo chiave nel fronte anti-Israele. In quello che, che è accaduto eh, è probabilmente esagerato pensare che l'Iran abbia avuto un, un ruolo nella programmazione del, di, quello di quanto è avvenuta la tempesta appunto Al-Aqsa ma sicuramente nel sostegno, nel sostegno politico a, a Gaza, alla Palestina c'è, e questo è stato evidente anche in questi giorni con eh, sia le posizioni del ministro esseri eh, iraniano, sia il fatto stesso che eh, la presenza di Hezbollah nel Libano, e quindi l'eventualità, la possibilità che un ulteriore deterioramento della situazione possa portare a un ingresso, all'apertura di un altro fronte a al nord, in cui chiaramente Hezbollah... Che, 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 che io io credo sempre che Hezbollah sta in Libano, quindi sta nel proprio di paese. Poi si possono fare tutte le critiche possibili a Hezbollah, ma Hezbollah sta nel proprio paese ed Hezbollah è anche in una guerra, se vogliamo, a bassa intensità con Israele da sempre, cioè gli scambi. Ehm, i raid israeliani, le repliche di Hezbollah, l'uccisione ieri di, di un militante di Hezbollah da parte dell'Iran, dell'Israele, dell scusate, dei bombardamenti anche di postazioni eh, iraniane, dell'Hezbollah in Libano, sono fatti che il grosso delle cronache non riportano nemmeno oramai. In questo contesto sì, perché si inserisce nel quadro del, del, della, della crisi che è scoppiata il 7 ottobre, ma sicuramente ha un ruolo geopolitico importante, in, in, in cui probabilmente la, eh, come dire, la questione palestinese e eh, la, anche la motivazione ideologica ha una veste, cioè, svolge un ruolo eh, di legittimazione, ma comunque contano anche molto gli interessi nazionali. Cioè, in, in, questo, in tutta questa crisi, in questa situazione, l'Iran innanzitutto poi difende anche i propri interessi, che sono quelli di uno Stato sovrano, di, di, di una media grande, grande eh, potenza nella regione, che deve fare i conti anche con tutta un'altra serie di focolai aperti. Quello di cui, per esempio, questi giorni non se ne parla, non si parla mai, ma la crisi del Nagorno-Karabakh è anche quella, è un'altra crisi che riguarda eh, da vicino eh, l'Iran, perché riguarda un paese confinante con l'Iran e riguarda vecchi e eh, vecchi dissidi e questioni comunque eh, molto molto aperte. Questo era, era un po' l'escursus di cui volevo parlare. Questo è un libro che, se volete, se siete interessati ad approfondire questo tema, potete leggere: Iran and Palestine, Past, Present, Future di Seyed Ali al Lo trovate online, in inglese, eh, sia, sia in ebook book sia in cartaceo. Non è stato tradotto in, in, in italiano. Mi um, di organizzare, di organizzare magari una diretta più specifica, magari su vediamo anche quello che è successo, i fatti di questi giorni anche su, magari su Hamas e più nello specifico i rapporti con, eh, con, con l'Iran questo era quanto volevo dirvi cioè, sono, vedo che c'è un intervento ci sono anche altre, altre domande prego, mm, adesso è il momento Simone ho notato che in una città iraniana ci sono le bandiere americana e israeliana come strisce pedonali gli iraniani si sono rifiuti di camminarci sopra per protesta contro gli Irani no, non sono strisce pedonali allora, in molte... Mh, in molte università, cioè, soprattutto in alcuni momenti, vengono disegnate in terra eh, la bandiera americana e quella israeliana per, proprio per calpestarle, eh, soprattutto appunto in occasioni come la giornata di Coz, come dicevo prima. Eh, però non è storia di questi giorni. Sì, il non, non calpestarle è un momento, di, è ovviamente un, un gesto. Di sfida alle autorità, soprattutto nei, nei momenti dello scorso anno delle manifestazioni, eccetera, eccetera. Però sono quelle cose che piacciono tanto ai nostri media che quando poi gira un video di questo, le mandano dappertutto e ovviamente le Repubblica le mette in page, le mette in peggio il Corriere, e, e tutti dicono questo è l'inizio del cambiamento, ma sono vent'anni che va avanti così. insomma, Chi conosce l'Iran sa che sono elementi piuttosto così, sono, sono episodi molto. Lo vogliamo anche molto banali, Io non ci sprecherei nemmeno troppa attenzione perché sono quelle cose che magari poi vengono fatte in un certo, in un certo momento, in altri momenti no. invece In certi momenti magari ci passano tutti sopra. In questi giorni, onestamente, non saprei. Ma io non credo proprio che, eh, come dire, che gli iraniani stiano dalla parte di Israele, tutt'altro. Lo sono alcuni israeli della, israeli della diaspora e questa è una delle grandi contraddizioni, secondo me, pure del. del di certi movimenti di protesta, cioè il fatto che il figlio dello Shah sia andato l'anno scorso in Israele, eh, anche in questi giorni non perdo occasione per farsi intervistare parlare dei, dei diritti di Israele, mi sembra tutto sommato coerente con la storia della sua famiglia, quella di suo padre, ma che con la storia dell'Iran in questo senso c'entri davvero, davvero poco. Allora, mh, Dunque, ripeto, se ci sono domande eh, io approfitto di qualche secondo per eh, ricordare i prossimi, i prossimi appuntamenti. Per, nel senso, che eh, venerdì prossimo torniamo a parlare con, con Davood, rifaremo appunto la diretta con Davood Abbassita Teran. Mentre per la settimana prossima eh, sto eh, organizzando una, eh, eh, una diretta, un omaggio. Ha ah, un grande regista iraniano Dariush Merjoui, che è stato assassinato in modo incredibile, crudelmente, con la moglie qualche giorno fa, pare forse un tentativo di rapina in Iran. E il suo film più famoso, Gav, cioè La Vacca, del 69, un film che ha fatto la storia del cinema iraniano. In questo momento è disponibile per tutti gli abbonati al canale YouTube. Quindi, invito chi volesse vederlo a. Ah, iscriversi ad abbonarsi al canale che appunto sono per 4.99 già così si può vedere un sacco di film tra cui anche questo caricato proprio oggi per tutti gli altri da, da domani ci sarà anche la possibilità invece di acquistarlo a 3 euro su Dirus quindi lo troverete lì però per adesso, eh, per adesso appunto è solo per gli abbonati Andrea che dice una domanda alla comunità, ma se l'Iran avesse fatto quello che sta facendo Israele a Gaza, cosa sarebbe successo? Ci sarebbe già una coalizione a guidare per bombardare l'Iran? Beh, sì, ma è, è di fatto quello che, che, si è stato, che è stato detto per due anni, anche giustamente nei confronti della Russia, eh, dell'aggressione, del, dei bombardamenti, delle vittime civili, del, dell'assedio, eh, tutte queste cose. Per come d'incanto, per Israele, ovviamente, si sono chiusi tutti e due gli occhi, anche se. Anche se Ult nelle ultimissime ore credo che eh, l'aggravarsi della situazione e anche eh, l'inasprirsi dell'offensiva dell israeliana stia imponendo come dire, mh, posizioni un po' più caute da parte di tutti, nel senso che è, è, abbastanza, è abbastanza impressionante quello che sta avvenendo e credo che anche i commentatori più... Più che gli israeliani, perlomeno in questi, questi secondi, stiano, 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 ci stiano pensando. Poi ovviamente c'è sempre ogni modo per ribaltare la realtà. Però eh, anche io mi chiedo quale può essere la, la prospettiva di, una, eh, di, di un atteggiamento di questo tipo, con un sostegno incondizionato ad Israele, eh, in qualsiasi, senza se senza ma, come dicono loro. Vorrei capire come, dove pensano come pensano di, di uscire da questa, da questa situazione. Alessio ehm, invece dice: Una delle cose interessanti è la capacità pragmatica dell'Iran di sostenere i movimenti di resistenza su Niri, dimostrando che l'idea di una mezzaluna sciita sia debole, eh, sia debole spesso e da prendere con le mole. Sì, assolutamente. Eh, io su questo sai che non sono mai stato d'accordo sulla mezzaluna sciita, cioè che è una, una definizione anche. Eh, Sunnita, cioè nel senso che è, 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 è il tentativo di intanto di declassare il confronto a un, a un confronto tra eh, identità religiose diverse ma non qui c'entra fino a un certo punto nel senso che appunto Hamas non è, non è certo sciita e io quello che dico sempre anche nel conflitto afghano l'Iran ha sostenuto eh, gruppi come appunto con eh, dei tagi più legati ai tagi al suo tempo il comandante Massoud che ovviamente sciti non, non sono eh, quindi è, è, un, è un po una cosa un po riduttiva la semplificazione di, di parlo tra mezzaluna sciita in contrapposizione appunto alla, ai sunniti non è lo scontro secondo me non è mai stato non è in questo caso di carattere confessionale è uno scontro politico uno scontro legato a anche a posizioni storiche, alla storia di tanti paesi. Cioè, non è un caso che in quello che abbiamo visto stasera, no? anche della guerra tra Iran e Iraq, le, gli schieramenti di allora sono molto, uh, sono, sono molto, sono molto chiari. Cioè, con l'Iran stava la Siria ed era l'unico paese arabo, oltre alla Libia, la Libia di Gheddafi, a schierarsi per l'Iran e anche a sostenerlo. Tutti gli altri erano con Saddam Hussein, cioè da, da, dalle monarchie del Golfo alla uh, a, a Giordania a tutti gli altri paesi, erano invece con, uh, con Saddam Hussein. Quindi mh, oggi cambia qualcosa, cambia qualche soggetto: cioè il cambiamento maggiore in tutto questo è l'Iraq. Io, qui, continuo a dire: cioè, la guerra che diciamo finita senza vincitori né vinti, ma se magari poteva sembrare che alla fine fosse stato l'Iran a cedere no? cioè la, la coppa di veleno bevuta da Khomeini per il cessato del fuoco a distanza di 40 anni di 35 anni e l'Iraq è molto eh, diciamo è sotto l'influenza politica iraniana, non il contrario e quello è un fattore importante, che non è un fattore soltanto come dire eh, politico, ideologico, tutt'altro anche poi l'Iraq è una situazione molto complicata, divisa però questo significa che è molto improbabile che l'Iraq possa prestarsi come dire, a ponte per un eventuale attacco militare all'Iran. Anzi, io lo escludo a priori, questa è una cosa importante, eh? ricordiamocelo insomma. Um, Serena chiede, eh, chiede, ma di fatto dice una cosa anche molto giusta: cioè, leggo spesso di presunte minacce di un intervento italiano ma non trovo riscontro di parole di chiara minaccia, non fino ad oggi pomeriggio. Me le sono perse, no? Non te le sei perse, Serena, è che non ci sono mai state, cioè, nel senso che eh, anche per la voce stessa di, che, di Khamenei, nel sermone mi pare che ha fatto stamattina. Eh, lui insiste col dire che eh, Israele poi dovrà temere le forze, le formazioni islamiche, non dice entriamo noi e attacchiamo Israele, cosa che tra l'altro non ha mai detto l'Iran. Io su questo, questo, questo mi sono beccato tanti di quegli insulti, minacce, cose varie, ma non, non è una cosa, cioè, uno deve pure leggerle quello, quello che viene detto, e questo non ma anche perché come dire, non, non, non sarebbe nemmeno molto pratico né fattibile da un punto di vista militare è che l'Iran ha i propri, come dire, Hezbollah ovviamente è un, sì, anche se non è poi un proxy così docile come vogliono farci credere, ma comunque è un alleato quantomeno eh, dell'Iran ed ha poi l'Iran tutta un'altra serie di, come dire, di, di strumenti, di, di armi a disposizione. Eh, ricordiamoci sempre che un eventuale conflitto che si estende, non è che si estende necessariamente come teatro di guerra, <coughs> scusate, e di crisi a Gaza, in Israele, in Libano. C'è il Golfo Persico e nel Golfo Persico credo che è evidente che hanno tutti da perdere, c'è cioè un eventuale eh, conflitto che fosse eh, convenzionale, che fosse asimmetrico, come si dice, eh, rischierebbe di portare a una, a una crisi eh, anche economica, anche chi è dall'altra parte del mondo, semplicemente perché. Il punto di passaggio del grosso, del petrolio, del greggio del mondiale, rischierebbe di essere quantomeno ostacolato, se non del tutto chiuso, la famosa questione dello stretto di Hormuz Quindi è di questo anche che parliamo, ma non è che da una parte troverete mai scritto che l'Iran ha detto interveniamo noi contro Israele. Perché tecnicamente è, 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 è una, la questione è diversa. Io credo che però come dire sia, sia stato posto anche un alto là cioè un alto là eh, e, e vedremo anche cosa, cosa un altro là in sede internazionale e che sicuramente è arrivato anche all'America domani Biden sarà a Tel Aviv eh, vediamo che, che, che cosa io dico sempre se ci arriva fino a domani perché insomma Biden eh, dà veramente delle, delle, delle scarsa affidabilità sotto tutti i punti di vista e vediamo che cosa, che cosa accade, perché credo che anche oggi sarà una giornata eh, terribilmente importante per la gravità di questi ultimi sviluppi del, della guerra a Gaza. Quindi vediamo che veramente cosa L'unica novità, appunto, di oggi è che si comincia a dire che la prossima mossa non sarà necessariamente l'invasione di Gaza. No? Questo eh, dice Israele, e, ed è già un, dire, un passo indietro rispetto a quanto annunciato oramai da giorni. Eh, Alessio si dice totalmente d'accordo con quanto ho detto prima Andrea Israele con dell'impunità totale lo sa per quello che si comporta così non ha mai rispettato le soluzioni ONU infine non dimentichiamo che hanno molte testate nucleari testate nucleari che qualche geniale politico italiano a, politico osservatore diciamo legato alla politica italiano aveva già eh, invitato il secondo giorno della crisi a usare su Gaza e questo insomma andrebbero poi conservate certe dichiarazioni perché eh, è incredibile come si siano tutti bravi a parlare del come dire di guerra e di attacchi di armi quando non, non riguarda loro direttamente questo era era, era quello che mi preparavo però devo anche ricordare che questa diretta era stata suggerita proprio da Alessio all'inizio della stagione, quindi lo devo anche ringraziare perché ho cominciato a pensarla e a prepararla prima del 7 ottobre, quindi, prima che, che, di fatto la cronaca ci imponesse in modo così brutale di tornare a occuparci di, eh, di Palestina, e, ed è uno dei tanti temi che vorremmo. Che, che vorremmo approfondire di più, che in alcuni casi in questo modo, in altri attraverso, eh, ovviamente, la partecipazione di esperti e, e studiosi. No, grazie a te, Alessio, eh, ovviamente. Eh, le, le, tutti i suggerimenti, gli spunti mh, sono sempre graditi perché, perché aiutano, ovviamente, a, a lavorare meglio. Se non ci sono altre domande, io vi vi saluterei, vi ricordo l'appuntamento di eh, venerdì con Davud eh, parleremo ovviamente di attualità ma non solo cercando anche di tenere un po' aperta sempre una finestra sul, sulle cose belle anche che, che, che ci possono anche regalare dei momenti di, di soddisfazione anche di, di piacere ecco. e, e, e ricordo anche per tutti gli abbonati che c'è questo nuovo film disponibile già da oggi e da domani sarà appunto anche per tutti gli altri, chi non è abbonato, ma volesse eh, acquistarlo e vederlo, è un grande film. Chi lo, chi lo ha visto può testimoniare? È veramente un film da vedere, un film del 69. Tra l'altro in una pellicola restaurata, una versione restaurata molto molto bella e sottotitolata in italiano. Quindi mh, non si trova un'altra parte, lo dico. Subito. Bene. Allora, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi sui social, abbonatevi al canale per avere accesso anche ai contenuti esclusivi del, del, di questo canale. Vi ricordo, innanzitutto, la, la Winter School che comincerà il 18 novembre, trovate tutto su, su Dirus, ma io vi rimetto qui anche il, eh, il banner con, con, con il... Con, come dire... il scusate, non, stavo sbagliando il link, ve lo rimetto qui per non, per, non, per non confonderci vi invito a iscrivervi perché il, diciamo, il, il corso di Dirus, di, di Zemestan, è qualcosa di molto simile a quello che abbiamo fatto questa sera, ma molto ampliato. Tra l'altro sono tre moduli diversi, trovate il programma completo lì, potete acquistare separatamente o per intero l'intero a 49 euro altrimenti 19 euro l'uno eh, saluto tutti gli amici saluto anche Claudio a tutti quanti buona serata ci vediamo venerdì con chi ci sarà buonanotte